Di nuovo qua con la nostra Basilica di San Francesco che ci guarda, insomma, con dentro, come sappiamo, gli affreschi di Piero della Francesca, quindi in piazza San Francesco ad Arezzo, ospiti del Caffè dei Costanti per un'altra puntata di A Tu per Tu. Ciao David. Ciao Greta, ben trovata a tutti. Ospite graditissimo, Marco Manneschi, avvocato, giurista, insomma, dai, come dire... Politico di razza. Assolutamente sì, assolutamente sì. Di grande esperienza, che oggi abbiamo il piacere di avere come ospite, perché credo che lui abbia attentamente studiato questa riforma costituzionale di questa legislatura, che dovrebbe essere sottoposta prossimamente a referendum, quindi confermativo, e quindi io direi di cedergli la parola, perché ci dica veramente di che si sta parlando, perché qui insomma Marco si sta parlando, qualche tempo fa sembrava un referendum su chi l'aveva proposto. Sì, e credo che sia un'impostazione. Credo che insomma sia bene invece parlare e sentire un giurista cosa da dire su questa riforma. Velocemente però, se posso, un piccolo inciso, come la vede la sua Arezzo? Arezzo? Sì. Arezzo è una città che ha grandissime potenzialità e anche tanti problemi, il primo dei quali è un po' l'atteggiamento mentale di noi aretini, che un po' ce ne freghiamo di quello che è il destino della città, e un po' c'è un grande amore, c'è questa ambivalenza, si vede in certe situazioni questo amore sfrenato per la città e anche la voglia di rischiare qualcosa per il suo futuro, per il futuro delle generazioni che verranno dopo di noi, e poi in realtà si vede che insomma l'abitudine è un po' quella, come dire, a non turbare le acque e tenere molte cose nel silenzio, cosa gravissima per esempio la vicenda della banca. Io mi viene sempre in mente quella, perché su quella mi sono trovato a suo tempo un muro di gomma, va bene, io cercavo, non semplicemente sulla base di alcune informazioni, chiesi un'operazione verità che non fu fatta al tempo e ne paghiamo oggi le conseguenze. Parliamo d'altro, il referendum. Sì, parliamo d'altro, ma comunque poi in chiusura magari ci torniamo. Allora, veniamo alla domanda di Davide, perché appunto la campagna elettorale è veramente nel pieno, abbiamo visto tra l'altro la presentazione proprio ad Arezzo del Comitato Nazionale per il No, Arezzo eletta proprio come insomma fulcro di questo comitato. Vabbè, diciamo la Toscana in genere, il luogo dove è nato e diciamo, ha avuto il suo esordio nella carriera pubblica l'attuale Presidente del Consiglio, quindi è certo che è un luogo, la Toscana e anche Arezzo, dove c'è molta attenzione, anche la vicenda della banca risente un po' di questa, purtroppo, perché poi in realtà sappiamo bene che le cose non sono come sono state rappresentate. Anche il Ministro Elena Bosch. Sì, no, voglio dire che devo dire onestamente c'entra poco con la banca, insomma, obiettivamente. Ha fatto quello che presumibilmente ha fatto. No, ma appunto, con questo il mio giudizio sulla gestione della banca è severo, come tutti sanno, insomma, poi sanno cosa sto facendo, quindi comunque a parte questo, il referendum non è un caso, e questo i cittadini che hanno a cuore le istituzioni e il senso delle istituzioni non è un caso, dovrebbero ricordare che non è casuale che un uomo come Calamandrei, che è uno dei padri della Costituzione, ricordava e affermava in modo molto diciamo categorico che il governo non dovrebbe impicciarsi delle riforme costituzionali. Si dirà perché? Perché una cosa sono i destini del governo, altra cosa è il destino della Costituzione, cioè di ciò che è quello che è il patto fondamentale dei cittadini, che dovrebbe, se cambiata, auspicabilmente essere modificata in modo, come si dice, molto ampio, come si dice bipartisan, ma è un'espressione un po' riduttiva. Dovrebbe essere un processo che coinvolge i cittadini in primo luogo, le università, gli studiosi, cioè dovrebbe essere un percorso, quello di una riforma della Costituzione, attento e se possibile con, appunto, col desiderio, con l'obiettivo politico di raggiungere la più ampia condivisione possibile, perché le Costituzioni non sono fatte per durare 3 minuti, sono fatte per durare nei secoli, come ci insegna la Costituzione degli Stati Uniti d'America, che è lì da 3 e oltre secoli, e nessuno si sogna di toccarla, perché bene o male
rappresenta il patto fondante. Ora è vero che la nostra è una Costituzione che ha molto di dettaglio, però contiene anche dei principi fondamentali. Un argomento che si usa per affrontare, diciamo, il tema del referendum in senso positivo è: ma in fondo non tocchiamo la prima parte, tocchiamo solo la seconda. È che toccare la seconda in modo che può rivelarsi per alcuni aspetti avventato rischia poi di travolgere anche la prima parte. Perché dico questo? Perché una volta che si è assicurato dei meccanismi tali che basta una, diciamo, forza che ha il controllo del Parlamento per, con una maggioranza per poi arrivare a modificare la Costituzione, si può arrivare anche a modificare la prima parte. La prima parte in realtà è già stata modificata, perché lo è stata nella concretezza della realtà, cioè tutti i diritti fondamentali dei quali si alimenta la prima parte, in questi ultimi 20-25 anni sono stati sistematicamente aggrediti. Parto da quello più elementare, il diritto al lavoro. Voglio dire, è vero che diciamo, non è facile per uno Stato garantire il diritto al lavoro, però insomma, il diritto a una retribuzione adeguata ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia, insomma, se pensiamo a quello che accade oggi nella realtà, comprendiamo che siamo molto distanti. Allora, perché si diceva il governo deve cercare di non metterci bocca? Proprio per evitare che queste modifiche diventassero uno strumento divisivo, uno strumento per dire: mi voglio rafforzare, voglio avere le mani libere, voglio governare in santa pace. Cosa, per amor del cielo, come dire, desiderio legittimo di ogni governo, di ogni maggioranza, ma non è con, diciamo, ricorrendo alle modifiche costituzionali che si deve puntare ai rafforzamenti politici. Questa è una critica di fondo che viene fatta da tutti i costituzionalisti, e quindi questa è una critica che secondo me ha molto significato, ha molto valore. Poi in realtà si dice, io cerco di rappresentare un po' il dibattito, che non è che mi sia chiesta un'opinione, ovviamente io ho un'opinione molto critica, però non sono di quelli che hanno il panno rosso davanti e vedono, va bene, cercano di... Io sono per ragionare, far ragionare i cittadini e soprattutto evitare le strumentalizzazioni politiche. Questa è una cosa che mi spiace molto quando si dice: se non passa questa riforma cade il governo. È sbagliato, perché che c'entra? Cosa c'entra la riforma costituzionale col destino di un governo? Appunto, si vuole un po' forzare la mano e questo non è corretto. C'è stato un argomento usato dal segretario regionale del Partito Democratico, che è una persona che io conosco e stimo perché abbiamo avuto molti confronti pubblici e anche, diciamo, politici, e il quale ha detto: se non altro questa riforma ha il pregio di rafforzare il governo, e quindi pensiamo che la nostra storia repubblicana è stata fatta di 40, 45, non ricordo quanti, governi diversi. In Germania se ne sono succeduti soltanto 8 nella loro storia repubblicana. La Merkel negli ultimi 5 anni ha incontrato 5 presidenti del Consiglio diversi, Berlusconi, Prodi, Letta, Renzi, poi mi ricordo, insomma, ed è un argomento suggestivo questo. Però non, anche qui la stabilità dell'esecutivo va cercata con altre forme, non necessariamente con un rafforzamento che a mio avviso è troppo forte e sbilanciato. Perché dico questo? Perché si rafforza l'esecutivo nel momento in cui si supera il bicameralismo perfetto. Questo significa che i poteri sono tutti spostati a favore dell'esecutivo. Si passa forse da un eccesso di assemblearismo, forse sì, ha un rischio di eccesso di troppo potere al potere esecutivo. Ricordate la divisione fra i poteri, la vecchia divisione fra i poteri di Montesquieu, anche quella sono secoli che ce l'abbiamo come concetto, diciamo, come dicono i giuristi, consustanziale alla democrazia.
se si sbilancia un potere eccessivamente a favore, il potere a favore di uno dei centri di potere, cioè l'esecutivo in questo caso, si rischia poi di avere delle conseguenze che non sono nemmeno calcolabili, perché oggi c'è una forza democratica che governa il Partito Democratico. Domani ci potrebbe anche essere, con la nuova legge elettorale, una forza che non ha fra i suoi principi i principi democratici. La situazione in cui siamo, la situazione di guerra latente, di conflitto fra religioni, di conflitti generali che stanno veramente esplodendo, rischia di far precipitare anche l'opinione pubblica verso il desiderio di forme più autoritarie. Allora non è proprio il caso, forse non è il caso, di rafforzare eccessivamente in modo sbilanciato una forma rispetto all'altra dei poteri fondamentali. Queste sono alcune delle critiche. Poi l'ultimo argomento, quello più suggestivo, che fa molta presa sui cittadini, lo sento, parlo con le persone, dicono: vabbè, ma almeno questi hanno fatto qualcosa. Sì, glielo stavo per dire, perché la voce del popolo è proprio quella, piuttosto che niente. Piuttosto che niente. Ora, non è vero che non si è fatto niente, non scherziamo. In questi 25 anni, come dicevo, si è modificato non solo la Costituzione, molte volte, cercando nuovi equilibri. Se è fatto e come, perché voglio dire, la riforma del titolo V nel 2001 ha spostato a favore dei poteri, delle autonomie, molto potere, però ha creato molta confusione, quindi quella andava rivista, in effetti va rivista, un eccesso di potere, e anche qui si rischia di fare l'effetto contrario. Per rimediare a un problema se ne crea un altro gigante, perché si stanno svuotando le autonomie. Dicevo, l'argomento più suggestivo è quello: abbiamo abolito il Senato. Non è esattamente così. Il Senato non è abolito, è trasformato. Non è un Senato elettivo, è di nominati. Rimane il Senato, rimane con poteri in alcuni aspetti anche ingigantiti, ma è un Senato di nominati. Questa è una cosa, secondo me, sbagliata al massimo, perché si dà un grande potere a chi è nominato di secondo grado, e quindi a chi, sostanzialmente? Alle segreterie dei partiti, a quelli che faranno. Che non c'è democrazia. No, ma no, è uno squilibrio, voglio dire, l'argomento che abbiamo abolito il Senato non è vero, è falso. Il Senato non è abolito. Sono tolti i senatori eletti dai cittadini, controllati dai cittadini, bene o male, non sono controllati? Creiamo dei meccanismi di controllo, collegi uninominali, cioè, se si vuole una riforma costituzionale seria, limitata a alcuni aspetti essenziali che non vanno bene, l'eccesso appunto sul bicameralismo perfetto è condivisibile, questo concetto che porta via troppo tempo il processo legislativo e quindi va semplificato, giustissimo, ma no, in questa maniera si rischia di creare problemi più gravi di quelli che si vuole risolvere. E queste, ci sono ragioni oppositive, ci sono ragioni affermative, ma ci sono ragioni oppositive. Io ritengo che in queste condizioni dire almeno hanno fatto qualcosa è un modo di affrontare un problema molto serio, semplicistico, e come al solito gli italiani rischiano di cadere in una trappola. Guardate che gli italiani sono almeno 30 anni che stanno cadendo nelle trappole, perché credono a qualcosa che poi puntualmente si rivela completamente sbagliata. Hanno creduto nella riforma liberale di Berlusconi e non c'è stata, hanno creduto in un centro-sinistra riformatore e purtroppo qui ha mostrato dei limiti, e ora mi sembra che ci stiamo approcciando a questo referendum con un atteggiamento che è fideistico. Invece di dire hanno fatto qualcosa, premiamoli, ragioniamo su cosa è stato fatto, magari riconosciamo che qualcosa di buono in questa riforma potrebbe essere salvato e lavoriamo su quello per farla seria, una riforma che duri nel tempo. Però è stato legato l'argomento appunto del referendum alla permanenza o meno di Renzi, anche se ora c'è chi dice: se anche vince il no, comunque Renzi deve rimanere in selle, quindi lì poi si ridivide. Non l'avrei messo in discussione, cioè, nel senso, io lo davo per scontato, anche se Renzi ha ragionato all'inizio in questo modo, si è reso conto poi, poiché non è sciocco, che è un modo di ragionare che è
sbagliato, è sbagliato e non ha, non, è un modo che rischia di fare violenza alla logica istituzionale che richiede quel minimo rispetto dei ruoli. Se è il governo, fai il tuo. Hai dato un'impronta importante in questo referendum, è una cosa, è una scelta politica del tutto legittima. Voglio dire, Calamandrei invitava a non lo fare, ma si può tranquillamente fare cose che non vanno d'accordo con i padri costituenti, non è che quello che dicono i padri costituenti è religione. Sta di fatto che il caricare di significato politico il referendum non può spingersi più di tanto fino a dire, a trarne le conseguenze, anche perché in questo momento il Paese non ha bisogno di elezioni anticipate, obiettivamente. Davide. Sì, no, direi che è una constatazione, ha cambiato atteggiamento il nostro Presidente del Consiglio dopo il famoso referendum di Cameron e la Brexit, mi sembra già nella stessa settimana ha cambiato atteggiamento. Quindi sì, ha detto, ma che poi quando hanno visto i sondaggi che cominciavano a essere favorevoli al no, poi rimonteranno o perderanno, non si sa, l'esito del referendum è realmente incerto. Io credo che sia necessaria anche qui un'operazione verità e cercare di enucleare gli elementi essenziali della riforma, far capire ai cittadini in cosa consiste realmente questa riforma e fargli dare una valutazione obiettiva. Insomma, io è questo quello che mi auguro, mi lavorerò in questo senso, ancora ci sono alcuni mesi di tempo. Ho già in programma di animare alcuni confronti fra persone di un certo livello culturale che diano anche un contributo originale a questo dibattito, uscendo dalle strumentalizzazioni facili sia di chi persegue il sì a tutti i costi sia di chi si oppone col no a tutti i costi. Un altro punto che è stato molto dai sostenitori portato a esigenza di questa riforma, ovvero il superamento del bicameralismo perfetto, che si abbina all'altro principio o l'altro obiettivo, che è quello di favorire la legiferazione. Allora io ti chiedo, prima di tutto, si supera il bicameralismo perfetto con questa riforma? E poi, ma no, serve questa esigenza? Abbiamo veramente bisogno di continuare a fare leggi che specificano altre leggi? Cioè, abbiamo bisogno di tutto questo? Avremo bisogno di un processo di semplificazione. La cosa simpatica è che ogni elezione si vedono cartelli elettorali che dicono abbiamo 600.000 leggi, le ridurremo a 10.000 e poi puntualmente diventano 660.000. Io devo dire che nell'esperienza che ho fatto come legislatore, ogni legge che ho fatto esigevo che ne venissero abrogate almeno due. Va bene? E così è stato, voglio dire. Come quando per mercato. Esigevo che ne venissero abrogate almeno due leggi dovevano essere abrogate. Quindi io ho contribuito alla nuova legge sulla partecipazione, ha abrogato la vecchia, ha abrogato anche un'altra norma. Ho contribuito alla legge sul territorio, la 65, ha abrogato molte leggi, ora non mi ricordo tutte, ma la abrogò la 1 e altre normative precedenti. Quindi l'idea del legislatore deve essere questa: fai pure delle leggi, ma falle in modo da semplificare, da rendere più accessibile il sistema. Ecco, quindi questa cittadini. Riforma rende questo bicameralismo, che ho sentito molti che dicono che anche lì sarà un percorso incredibile, perché non si capisce di fatto, no, le due competenze. Ci sono delle competenze concorrenti in alcune materie, diciamo il Senato e la Camera avranno diciamo una competenza concorrente, quindi diciamo questo significa che il bicameralismo perfetto non è superato, è ridimensionato, il che di per sé non è negativo. Il problema è che ancora rimangono molte zone d'ombra e di fatto questo ruolo del Senato, per esempio pensiamo al ruolo che ha, gli è stato assegnato un ruolo in materia di rapporti con l'Unione Europea,
con le politiche comunitarie, essendo il Senato delle Regioni e poiché le Regioni hanno questo legame diretto, gli è stata data questa competenza. Anche qui creando un problema, ci sarà un problema anche applicativo molto grande, perché il ruolo a questo punto del Ministero degli Affari Esteri non si sa, e del Ministero degli Affari Europei non si sa, voglio dire, a cosa c'è, insomma, quindi la questione creerà dei problemi sicuramente. Cioè, immagino che fin tanto che ci sarà nel Paese un orientamento politico uniforme a riconoscere nel partito, nella maggioranza di governo, la maggioranza effettiva, i problemi non ci saranno. Il giorno in cui il partito che governa cadrà nell'opinione pubblica per qualche ragione, abbiamo visto che in Italia questo accade facilmente, e diciamo spesso è legato a vicende giudiziarie non edificanti, ma talvolta è bravo, talvolta molto più semplicemente sono le difficoltà economiche enormi. Noi ci siamo ficcati in un pasticcio con questa dinamica che abbiamo assunto come Europa, per cui siamo tutti legati in modo indissolubile. Ora ho visto stamani proprio la decisione di non sanzionare Portogallo e Spagna per la violazione del patto di stabilità, è già un segnale positivo. La Merkel però subito ha detto non si mette in discussione il patto di stabilità. Il patto, lo disse Renzi per la verità, disse, lo definì il patto di stupidità, quindi se l'ha detto lui quando era sindaco, immagino che ora come Presidente del Consiglio dovrebbe fare qualcosa per rompere questi vincoli che fanno sì che un paese come l'Italia ha perso completamente sovranità e soprattutto non riesce a sviluppare politiche adeguate a difendere le proprie imprese e i propri cittadini. Questa è la cosa fondamentale. Ti posso dire, ecco Marco, a proposito di questo, ma quando sostengono i sostenitori del sì, l'ha detto la Boschi, che se si perde al referendum saremo meno credibili in Europa, c'entra qualcosa? Ma agli europei non gli importa nulla di quello che accade ad ogni cittadino europeo, di ciò che accade dentro un paese d'Europa, a meno che non accada ciò che è accaduto in Inghilterra, ma quello è un altro discorso. Cosa decidono i francesi, i tedeschi delle loro vicende interne, ma non interessa agli altri popoli europei. Certo, avere un paese più stabile e più determinato, questo è un interesse nostro, ma lo è nella misura in cui non ci diamo dei meccanismi. Non è, qui, come al solito, come dire, si inverte l'ordine dei problemi. Si cerca di rimediare un problema sostanziale con una soluzione formale, cioè si vuole, come dire, blindare le maggioranze di governo. Non sono blindabili perché è il paese che è diciamo instabile. Per avere una stabilità politica occorre recuperare un senso di serietà, di rispetto per noi stessi, per le istituzioni, certo, forse anche finché, di credibilità della classe politica. Esattamente, la credibilità la classe politica non se la può conquistare a chiacchiere. Quello che abbiamo sempre sostenuto è che devi dare l'esempio e devi fare quello che è il tuo dovere. Poi dopo, se ti sanzionano perché dai l'esempio, è un problema, capito? Se il meccanismo selettivo è alla rovescio, per cui le persone in qualche modo preparate, competenti, serie, oneste vengono eliminate, allora questo è un problema che gli italiani se lo dovrebbero porre. Del quale si dovrebbe occupare anche qualcun altro, insomma. Comunque piacevolissimo, insomma, parlare, sì, non lo possiamo ridurre solo a questa mezz'ora, Davide, insomma. Io lo prenoterei per i nostri prossimi, come dire, confronti, anche perché non è semplice spiegare questa riforma, no, secondo me, molto, ai cittadini. È stato molto, appunto, come dire, molto bravo, direi, esatto, il confine capire. Proprio tra la strumentalizzazione politica e non. Non è esatto. Bisogna evitare, diciamo, che ci siano argomenti falsi, affrontiamo gli argomenti veri che ci sono anche delle ragioni che sostengono, che possono utilizzare i sostenitori del sì, però bisogna che tolgano di mezzo tutti gli aspetti strumentali e andiamo al nocciolo del problema. Gli italiani
Così è un mistero, diciamo, perché questo argomento, almeno hanno fatto qualcosa, a me ha un po' fatto cascare le braccia, perché in realtà, come ho detto, sono 25-30 anni che vengono fatte molte cose. Piano piano è stato smantellato lo Stato sociale, ma questo con gravi responsabilità di chi apparteneva a quella area che ha sempre detto di voler fare dello Stato sociale un elemento centrale, ovviamente. Di fatto abbiamo creato un'instabilità generale nel paese, cioè l'insicurezza è la filosofia di vita. Basta pensare a quello che accade ai giovani oggi e pensare appunto alla prospettiva anche per gli anziani. Insomma, ecco, l'insicurezza è voglio dire, la vicenda Banca Etruria, al di là dell'elemento in sé che è significativo, ma come, diciamo, simbolo di cosa può accadere. Io ho visto persone anziane piangere perché hanno perso tutti i loro risparmi e credo che schietto questo... in bocca a manifestare come un ragazzino di 18 anni che... Sì, ma io questo credo che un paese civile non se lo può permettere, e quindi giustamente alcune autorità, e credo giustamente il governo, il Parlamento, hanno cercato di venire incontro, di fare qualcosa. Bisogna dare l'idea che siamo a difendere i cittadini e non siamo a difendere i poteri forti o chi ha rubato. Ecco questo. Grazie allora Marco Manneschi, prenotato per le prossime puntate anche di Nero su Bianco. Grazie a Davide Faltoni, grazie, Greta, ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti, d'ascolto.